Nome? Andrea. Gabriele. Quanti anni hai? 16. 51. Dove sei nato? Napoli. Napoli. Che squadra tifi? Napoli? Juventus. Perché? Perché è una passione eterna che non finirà mai, e anche perché vengo da una famiglia napoletana, a parte questo signore qui, e comunque il buon sangue non mente. Perché mi sono innamorato, punto, perché la vecchia signora mi ha innamorato. E io mi sono innamorato e sono fedele alla vecchia, sempre. Professione? Studio alla terza superiore. Lavoro, faccio il consulente, ho una mia società. Cosa fai nella vita? YouTuber. Tifo Juve, fondamentalmente. Quanto conta nella tua vita la tua squadra del cuore da 1 a 10? 10. Undici. Se ti dico Napoli-Juventus, cosa ti viene in mente? Napoli-Juventus 3-0, tripletta di Cavani, tripletta di testa del Matador. Come scordarsi quella partita? A me viene in mente la sofferenza dei giorni che precedono, gli sfottò degli amici e la goduria di quando spesso mi trombo il Napoli. Mi trombo il Napoli. Mi trombo il Napoli. Hai mai pianto per la tua squadra? Sì. Sì, anch'io. Quando? Allora, Napoli, no, Udinese-Napoli, quando Higuaín venne espulso, e Napoli-Lazio 2-4 per la non qualificazione in Champions League. Tanti anni fa, quando vincevamo un derby 2-0 e l'abbiamo perso 3-2 con il Torino, subimmo 3 gol in 5 minuti e un'altra volta per un'occasione triste, la morte di Shea. Cosa daresti per far vincere la Champions alla tua squadra? Il mio corpo, tutto. Farei vincere uno scudetto a Napoli, persino questo. Giocatore preferito? Insigne. Dybala. Miglior allenatore del mondo? Sarri. Guardiola. Miglior giocatore del mondo? Cristiano Ronaldo. Messi. Con quale squadra senti più rivalità? Ovviamente Juventus. Ma da napoletano, juventino, dico Napoli, ma per un fatto di città. Ma la squadra con cui sento più rivalità è l'Inter. I prescritti che ci hanno rubato gli scudetti di cartone. Qual è la squadra che ti sta più simpatica? Genoa. Tre La Sampdoria. Dybala, giocatori che vorresti della squadra avversaria. Buffon e Chiellini. Allan, Hamsik, Mertens. Punti deboli della Juve secondo te? Sono pochi, anche se quest'anno la difesa è molto penetrabile, speriamo anche per venerdì. Non è un altro punto debole, ovviamente, solo io che. Punti deboli del Napoli, una mancanza ancora di abitudine alla vetta, all'alta classifica, ma poi non ne ha, c'è un allenatore che è uno stratega. Prima volta allo stadio? Napoli-Juventus 3-3, non ricordo benissimo l'avvenimento, però era Coppa Italia se non sbaglio, e segnò, come me l'hanno raccontato dopo, di rovesciata Cannavaro e poi vincemmo ai rigori. Un Napoli-Juventus, ero piccolo quando mi innamorai della vecchia. Napoli-Juventus 1-1. E vidi quelle maglie e mi innamorai. Una magia. Non è che potete capire voi. Ultima volta allo stadio? Udinese-Napoli 0-1. A Torino, Juventus-Atletico Madrid 0-0. Come esulti quando segnala la squadra? Io con il nome del giocatore che segna. Mario! Quando subisci un gol invece? Noi siamo la Juve, ma che cazzo di gol abbiamo preso? Calciatore più antipatico? Chiellini. Non ha molti giocatori antipatici il Napoli, ma direi Reina. Reina mi sta un po' sulle palle. Coro preferito della tua squadra? Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, il tempo è passato. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Giocatore che temi di più della squadra avversaria? Dybala. Hamsik. Ci sarai allo stadio venerdì? Certo, come ogni domenica ho l'abbonamento. Assolutamente no, non è il mio stadio, è scomodo. Bagni sporchi, pista d'atletica. Io sono abituato allo stadio, che vado a fare là? Chi sarà il capocannoniere? Icardi. Icardi. Chi vincerà il campionato? Inter. Napoli. Tanto ce ne passo. Oh, Inter. Secondo me Inter. No, io c'è Napoli, che sarà la tappa.
Non dici questa cosa. Chi vincerà la Champions? Juventus. Bayern Monaco. L'Italia non parteciperà ai mondiali. Che effetto ti fa? Effetto bruttissimo, visto che l'Italia comunque ha 4 mondiali vinti e non sono degni di portare il nome in alto dell'Italia, quei giocatori che hanno giocato, almeno alcuni, eh. Un effetto orribile, mancava. L'Italia si qualifica sempre da 60 anni, io ne ho 51, ho sempre visto l'Italia ai mondiali. Una cosa penosa, penosa. Chi ti farà ai mondiali? Brasile. Francia, la Francia del mio Pogba, del mio Platini, di Deschamps, la Francia. Cosa pensi del VAR? Molte cose da migliorare, ma ci sta dando una grande mano per quanto riguarda gli errori arbitrali. È orribile, è un orrore, un altro sport. Mai. Il baseball, la pallavolo, la pallanuoto, il calcio è un'altra cosa. Che 15 secondi perché... fermi, quel c***o che va a vedere, fa con le manine così, è un altro sport. Perché c'è rivalità tra Napoli e Juventus, secondo te? Nord e sud, alcuni juventini nati a Napoli, secondo me pure per questo. Soprattutto secondo me perché tra sud e nord c'è quella rivalità... Comunque, non solo tra Napoli e Juventus, e secondo me anche per questo. Ma non c'è rivalità, sono loro che non avendo mai vinto niente guardano a noi con invidia, ma io non sono rivale del Napoli, è una buona squadra. Con chi guardi di solito la partita? Mio fratello e mio cugino, felicemente in compagnia. Io solo con un cane e spesso con una seccia napoletana. Hai un rito scaramantico prima di ogni partita? Sì, mettere una foto con mio cugino e mio fratello su Instagram e poi l'entrata allo stadio San Paolo, c'è il famoso rito. Indosso un braccialetto con su scritto fino alla fine e me lo bacio. Di solito mangi prima o dopo la partita? Dopo, perché prima della partita c'è molta emozione. Ma non ci ho mai pensato, prima qualche volta capita anche durante, tipo Juve Crotone, queste partite più leggere. Cosa ne pensi dei cori che inneggiano il Vesuvio? No comment. Sono delle Ti ritieni un tifoso sportivo? No. Tifoso non può essere sportivo. Io amo la Juve e basta. Perché? Perché quando segnano ad alcune squadre italiane, soprattutto questa qua sulla mia destra, mi viene un po' da esultare, però ognuno è fatto a modo suo. Ma io non faccio mai il tifo contro, questo ci differenzia da queste bestiole vestite d'azzurro, ma francamente però non lo so, sono sportivo perché sì, è forte, lo riesco a dire, l'altra squadra no, però io amo la Juve, non mi chiedete di essere obiettivo. Maglia più bella della storia della tua squadra? Maglia 2010-2011, la maglia di Lavezzi, che c'aveva i risvoltini qua, se si possono chiamare risvoltini. Quella bianconera sempre, non mi piacciono le seconde, le terze maglie, questa roba per il merchandising. Le maglie, la maglia verticale a strisce bianconera. Quali squadre lotteranno fino alla fine per lo scudetto? Inter, Napoli e Juventus. Napoli ed Inter. Quanti scudetti ha vinto la tua squadra? 2. 35. Dimmi gli anni. 86-87 e 89-90 se non sbaglio. Che vuoi da me? Comincio dal 905. Quanto tempo hai per questa trasmissione? Hai un'ora e mezzo. Chiudi gli occhi e immagina la partita di venerdì. Dimmi un marcatore. Insigne. I'm sick. Cosa si prova ad avere un rivale in famiglia? Io lo vorrei cacciare dal... come si chiama? Dal... dalla famiglia. No, no, dal... no, per genealogico, già sick perché... figlio e mamma te parlo. Vorrei cacciarlo dalla famiglia. Solo questo. Vabbè, comunque... cioè, ci sta, dai. Faccio prima di andarmene io perché, che ti dico, sono tutti napoletani. Come finirà Napoli-Juventus? Non si fanno pronostici. 2-1 Napoli. Ti è piaciuta l'intervista? Sì. Moltissimo. La domanda più bastarda? Quanti scudetti abbiamo vinto? Quanti scudetti abbiamo vinto? Ma con me a te non urlo, scusa. No, perché mi hai fatto parlare per mezz'ora. Fai un saluto all'altro. Ciao, Gabriele. Ciao, Andrea. Auguri buona fortuna per la partita. Pozza perdere. Buona fortuna, farete strada. Quindi ragazzi, fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa intervista doppia. Adesso entriamo nella parte familiare con Gabriele e Andrea Fusco. E Gabriele, non diciamo il cognome perché sennò lo venite a cercare per i napoletani. Non c'è problema, vi aspetto. Eccolo lì. Quindi Gabriele, quanti like dobbiamo lasciare per quanto video? Mi riguarda 10 milioni, almeno 10 milioni. 10 milioni? 10 milioni, ho detto una cazzata, 10.000, 10.000. Quindi ragazzi, fateci sapere cosa sotto nei commenti, cosa ne pensate di questa intervista. Fateci sapere cosa sotto nei commenti, secondo voi come finirà la partita di venerdì. Ed inoltre, Gabriele, vuoi fare un saluto particolare?
Qualcuno... Carissimi nemici, siate buoni, non fate calmatevi, siate bravi. Quindi abbiamo l'occasione di allungare in classifica oppure per loro accorciare per il primo posto, speriamo... Mi accontenterei di stare almeno 4, un bel pareggio. Vuole un pareggio qui a Napoli. Non so se molti juventini sono d'accordo con te. Però voglio pure dire una cosa, ne abbiamo 26 consecutivi. Sono un po' sazio, vorrei stare in Europa mentre ci gufate conto, sparate i track, le botte contro di noi. Non fa niente. In campionato sarei, non dico contento che no, però non fa niente. Dai, noi ci possiamo fare un turno di riposo. Non fate vincere l'Inter, che la tengo a casa. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi. Bella ragazzi. State a buon. Forza. Juve. Napoli. Juve.